vicende di Camino saranno centrali nelle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che il matrimonio con Ildefonso si rivelerà un disastro su ogni fronte. I pensieri della giovane Pasamar saranno tutti per Maite, a rattristarla ulteriormente. Sarà la scoperta del segreto che nasconde il marito. Ad Acacias arriverà la misteriosa Annabelle, che attirerà immediatamente l'attenzione di Camino. Felice andrà su tutte le furie notando la loro complicità. Così come il povero Ildefonso. Nel frattempo, Genoveva riceverà una notizia devastante. Felice ha raggiunto ciò che voleva, Maite è sparita per sempre dagli occhi di Camino. Nonostante veda sua figlia disperata, vuole che sposi Ildefonso per far tacere per sempre ogni pettegolezzo sulla loro famiglia. La giovane non avrà scampo e, anche se farà credere di essere scappata, rientrerà nel quartierino per mantenere fede alla sua promessa. Sarà così che nei prossimi episodi di Una vita Camino e Ildefonso diventeranno marito e moglie. Agli occhi dei vicini la coppia sembrerà essere felice, ma dentro le quattro mura l'atmosfera sarà molto pesante. Camino verrà rifiutata più volte dal marito e vorrà capirne il motivo. Nel frattempo, ecco arrivare nel quartierino la bellissima Annabelle, che verrà attirata dalla sfortunata Pasamar. L'attrazione sarà reciproca e anche Camino non resterà indifferente alle grazie della nuova arrivata. Tra loro si instaurerà un rapporto molto stretto, al punto che Pasamar le farà una confidenza molto intima. Camino racconterà infatti ad Annabelle di aver scoperto che Ildefonso è sterile e che dunque non potrà mai diventare madre. La giovane, gelosa del militare, coglierà l'occasione per metterlo in ridicolo davanti a tutti i vicini. Le anticipazioni della soap Una vita raccontano che Felicia noterà che la figlia passa molto tempo con Annabelle. Memore di quanto successo con l'odiata Maite, sarà certa che tra le due ci sia più della semplice amicizia. Il povero Felipe non passerà giorni facili nei prossimi episodi di Una vita. Dopo aver letto una lettera di Santiago arrivata da Cuba, Genoveva perderà i sensi e cadrà a terra. Le sue condizioni appariranno sin da subito gravi e verrà portata in ospedale. Qui, i medici le diranno che, purtroppo, ha perso il suo bambino. Genoveva darà tutta la colpa a Felipe e giurerà di vendicarsi. A quel punto, cercherà la complicità dell'avvocato Velasco per mettere una volta per tutte il marito con le spalle al muro.